venuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ad esempio qui è un luogo dove sostava spesso Padre Pio prima di andare al refettorio, si fermava qui dinanzi a questo quadro dell'Immacolata, ecco, vi racconteremo anche questa storia, il refettorio e poi un altro luogo interessante, significativo del nostro convento è il fuoco comune, dove Padre Pio sostava, soprattutto d'inverno, perché qui c'era un grosso braciere e qui i frati attorno si raccontavano anche la loro giornata. Oggi una bella statua di San Francesco col bambino Gesù è qui posta tutto l'anno per poi tornare in chiesa in questo periodo bello dell'anno. Qui per leggervi una lettera del 20 aprile del 1914. Padre Pio ormai da diversi anni si trovava a Pietrelcina. Sappiamo, questa strana malattia lo costringeva a stare nella sua terra natale, appena rientrava in convento stava male, quindi raccontava ai suoi padri spirituali, a Padre Benedetto, a Padre Agostino, quello che accadeva anche nel suo animo. E questo ci racconta il 20 aprile del 1914, questo grande zelo per la salvezza delle anime. Padre Pio scrive: «Non vi nascondo le strettezze che prova il mio cuore nel vedere tante anime che vanno apostatando da Gesù. E quello che più mi fa agghiacciare il sangue intorno al cuore è sì che molte di tali anime si allontanano da Dio. Fonte di acqua viva, per il sol motivo che si trovano esse digiune della sua parola. Le messi sono molte, gli operai sono pochi. Chi dunque raccoglierà le messi nel campo della Chiesa, che sono ormai tutte imminenti alla maturità, andranno esse disperse sul suolo della paucità degli operai? Saranno esse raccolte dagli emissari di Satana, che purtroppo sono moltissimi, assai attivi», scrive Padre Pio. «Non permetta mai questo, il dolcissimo Dio, si muova a pietà dell'umana indigenza che sta diventando estrema». E qui la preghiera. Preghiamo per la causa della Santa Chiesa, nostra tenerissima madre. Consacriamo e sacrifichiamoci tutti a Dio e totalmente a questo fine. E intanto aspettiamo.